Ciao ragazzi, allora nuovo video, questo come avete letto dal titolo sarà il video riguardante i nuovi burri corpo da Lidl della linea Tropical Summer. Allora ho pensato di fare questo video perché in moltissimi mi avete chiesto appunto la differenza fra questa linea Tropical Summer e burri corpo, quelli normali, per farvi capire quelli che escono uno spesso l'inverno. Sinceramente avevo pensato in primis di farvi una review più approfondita di questa linea qui e poi di confrontarvela con quella normale. Con la limited edition Tropical Summer da ormai 2 anni vengono messi in vendita appunto nei punti vendita Lidl 3 burri corpo in 3 naturalmente diverse fragranze, ossia Honey Melon, che praticamente è questo che ho acquistato io, che è una fragranza buonissima di melone, ma ve l'ho già detto in altri video, il burro corpo al mango e ancora il burro corpo al cocco. Questo Honey Melon è l'unico nuovo, nel senso che, se avete fatto caso, il burro corpo al cocco e il burro corpo al mango sono gli stessi che vengono venduti, per farvi capire, anche durante l'inverno, con questo packaging qui. Questo tipo di body butter devo dirvi che mi piace tantissimo, semplicemente perché è identico a questo qua, ossia a quello normale. Come vedete ha il classico packaging, quello ermetico che io adoro, che sembra praticamente quello dei barattoli delle marmellate. Come per quest'altra tipologia di body butter, ossia quella che esce tutti gli inverni, contiene 400 ml di prodotto e su entrambi ormai possiamo trovare la scadenza, quindi non hanno il burro corpo all'interno. Come vedete ha la stessa colorazione, entrambi infatti sono bianchi. Naturalmente fra questi due che ho in mano io si differenzia il fatto che hanno diversa profumazione: questo, come vi dicevo, profuma di melone, questo profuma di cacao. Ma riguardo questa tipologia di prodotto possiamo trovare anche la profumazione mango e la profumazione cocco, e in questo caso anche possiamo trovare sia la profumazione mango che la profumazione cocco. Cambia esclusivamente il packaging esterno. Questo infatti ha tutto questo packaging con i fiori, questo invece ha il classico burro corpo sien. Volevo farvi anche una comparazione riguardo l'inci. Devo dirvi che fra i due questo burro corpo qui, ossia quello al cacao, ha ingredienti un pochettino migliori. Questo lo trovo più sintetico. Io devo dirvi che uso entrambi, sia sulle gambe che sulle braccia, ossia nelle mie zone più secche, perché essendo burri corpo danno tantissima idratazione e soprattutto entrambi, ma forse tra i due di più questo, lascia un'ottima profumazione che dura anche 2-3 ore nel corso della giornata. Riguardo la consistenza del prodotto ve li metto un attimo a confronto. Qui mettiamo questo al melone, mentre nell'altra mano mettiamo quello al cacao. È la stessa, diciamo, dose. Qui vado a spalmare quello al cacao, che ha un profumo più delicato ma molto goloso e buono, e di qua vado a spalmare assolutamente quello al melone. Fra i due quello che si sente maggiormente è senza dubbio questo al melone, ma devo dirvi che entrambi non hanno lasciato scia bianca, si sono assorbiti subito e molto facilmente, e devo dirvi che oltre, diciamo, la diversa fragranza, io non noto anche sulle mani alcuna differenza. Ho notato che non lasciano la pelle unta e questa cosa mi piace tantissimo, e questo è proprio il motivo che mi invoglia ad acquistarli, perché comunque voglio sempre farne scorta quando escono. Sarà molto più lungo fra questi due prodotti, o comunque fra i burri corpo, quelli che escono l'inverno, e quelli della Tropical Summer. Io non trovo differenza, mi piacciono entrambi. Forse riguardo gli inci sono meglio questi qui, ad esempio questo al cacao, però come profumazione mi piace di più questo della Tropical Summer perché è più estivo, e poi io adoro il melone, quindi sono un pochettino di parte. Se vi sono piaciuti i burri corpo quelli usciti quest'inverno, vi consiglio di provare quelli usciti quest'estate, proprio perché a parità di prezzo sono entrambi ottimi. Io vi mando un bacio grande, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, di iscrivervi al canale attivando la campanellina per tutte le notifiche, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!